Salve a tutti, con questo video ho intenzione di spiegarvi che cos'è SPID, a cosa serve, perché è utile che voi lo abbiate e i vari livelli di sicurezza. Tutto questo subito dopo la sigla. Prima di tutto, che cos'è SPID? Come potete vedere, è il sistema pubblico di identità digitale. Ormai, con la tecnologia e internet, la nostra vita è resa più semplice, però c'è da tenere presente che esistono molti truffatori e molti pericoli che potrebbero appropriarsi dei nostri dati personali. Quindi, per una maggiore sicurezza, la pubblica amministrazione sta offrendo un servizio di SPID. Quando entrate in qualsiasi sito, come per esempio quello del Comune di Roma, del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate, tutti questi siti vi chiederanno di effettuare una registrazione. Quindi alla fine vi ritroverete con molti nomi utente, con molti password che molto spesso vengono dimenticate. Quindi con SPID non dovrete più registrarvi, avere mille password e memorizzarle, ma potrete accedere soltanto una sola volta con una sola password e un nuovo utente. Questa è la facilità di SPID, ma soprattutto è importante per la sicurezza, perché richiedere SPID significa essere identificati da degli identity provider che adesso vi farò vedere, che sono autorizzati dal governo. Per farvi capire meglio perché dovete fare la richiesta di SPID, vi faccio un piccolo esempio. Quando voi andate in banca o al comune per fare delle operazioni, vi chiedono il permesso di soggiorno. Quando voi lo mostrate, questo rappresenta un segno identificativo che voi siete regolari in Italia, quindi che avete la residenza, che avete un contratto di lavoro, che non avete denunce per criminalità e quindi in sostanza che siete delle brave persone. Tutto questo mostrando il permesso o la carta di soggiorno. Questo corrisponde a SPID, ossia voi dovete essere identificati da questi operatori. Ora, essere identificati da questi operatori autorizzati è molto importante perché basterà una sola identificazione per poter entrare ai siti della pubblica amministrazione. È molto importante anche per la nostra sicurezza perché finché non verrò identificato, questi operatori non mi potranno mai dare l'accesso, quindi non mi potranno mai dare SPID. Ciò significa che per avere una maggiore sicurezza nella riservatezza dei vostri dati è utile e necessario avere SPID. Ora vi farò vedere come e dove andare per richiedere un account SPID. Entrando nel sito speed.gov.it avrete la possibilità di richiedere SPID. Basterà cliccare qui su Richiedi SPID. Entrerete nella pagina dove vi forniscono tutte le informazioni riguardante SPID e gli identity provider con cui potrete richiederlo. Come possiamo vedere, in questa tabella ci sono tutte le informazioni, quindi vediamone una ad una. Allora, qui troviamo gli identity provider, quindi i nomi degli operatori autorizzati a fornirvi SPID. Successivamente troviamo qui riferito i livelli di sicurezza che offrono questi identity provider. Che cosa vuol dire? In base alla sicurezza richiesta da ciascun sito in cui vogliamo fare accesso, possiamo richiedere il livello 1 di SPID, il livello 2 o il livello 3. Il livello 1 richiederà un'identificazione molto semplice e permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e la password. Il secondo livello di sicurezza è per quei siti che possiedono dei nostri dati personali molto importanti e che quindi devono richiedere una maggiore identificazione, come per esempio quello dell'INPS. Invece il terzo sito è per quei siti che richiedono un'ulteriore maggiore identificazione. Per farvi capire meglio questi livelli di sicurezza, ho aperto qui alcuni siti. Per esempio, qui entrando nel sito del Comune di Roma, qui possiamo vedere che già nell'informativa avvisano che si ricorda che dal 1 gennaio 2019 non è più possibile ottenere credenziali d'accesso ai servizi online. Ovviamente per chi non è già in possesso delle credenziali, che potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2020.
Per tutti gli altri dovranno entrare soltanto tramite SPID, infatti cliccate qui su Accedi. Vedrete che qui vi chiederà l'accesso ai servizi online tramite SPID, quindi cliccate qui. Vi chiederà di selezionare l'identity provider con cui avete richiesto SPID. E come potete vedere, il Comune di Roma richiede SPID livello 1. Successivamente, come vi ho detto, l'INPS, qui nel suo portale d'accesso, per SPID, cliccate qui su Entra con SPID, selezionate sempre l'identity provider con cui avete richiesto SPID e come vedete, infatti, vi chiede SPID livello 2. Questo per il sito dell'INPS. Anche per gli studenti che frequentano l'Università La Sapienza chiedono l'entrata con SPID. Infatti, cliccando qui e selezionando l'identity provider, potrete vedere che anche qui richiede il livello di SPID 1. Avendo capito questo punto dei livelli di sicurezza, passiamo a quello successivo che è l'area geografica, che corrisponde alla possibilità d'accesso che offre il provider attraverso SPID ai siti italiani, europei o del mondo. Successivamente, per quanto riguarda il riconoscimento, può essere fatto, come vedete, in diversi modi: di persona, quindi andando direttamente agli uffici degli operatori, oppure tramite webcam per le persone che lavorano e non hanno il tempo di recarsi agli uffici. Potete usare questa opzione, però avrete bisogno di una dimestichezza con il PC perché appunto vi scatteranno una foto, vi chiederanno i documenti tramite webcam. Questa opzione è un servizio a pagamento e cliccando qui su questa freccetta avrete il dettaglio di quanto costa per ogni provider. Infatti, come vedete, qui costa a partire da 14,90 € più IVA. Successivamente può essere fatto il riconoscimento con la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi per chi ha il dispositivo che ne permette la lettura. Successivamente anche si può effettuare il riconoscimento tramite firma digitale per chi ne è in possesso. Facendo una verifica, noi abbiamo trovato che il mezzo più comodo per richiedere SPID è tramite le poste. Quindi basterà cliccare qui e cliccare in basso Registrati con Poste. Sarete reindirizzati subito nella pagina per abilitare SPID, quindi basterà cliccare qui su Registrati subito e avete l'opzione di scegliere come registrarvi, quindi con il riconoscimento di persona, infatti andando direttamente all'ufficio postale, compilando dopo aver compilato il modulo, quindi andare all'ufficio postale oppure a domicilio con un portalettere, ma comunque sarà a pagamento. Poi il servizio di SMS su cellulare certificato. Qui infatti potete leggere che se sei titolare di un conto BancoPosta o di una PostePay e hai certificato il tuo numero di cellulare, puoi registrarti inserendo le tue credenziali poste.it e il codice di verifica che riceverai via SMS sul tuo numero di cellulare certificato. Allora, cosa vuol dire numero di cellulare certificato? Ve l'ho spiegato nei precedenti video che ho pubblicato. Infatti, se andate nel nostro canale, qui troverete come registrarvi al sito delle Poste Italiane e qui troverete tutti i passaggi per come certificare il vostro numero di telefono. Quindi vi consiglio di andare a guardare bene questi due video in modo tale da poter effettuare questa registrazione che è secondo me quella più facile e quello che vi consiglio a tutti. Quindi una volta registrati e una volta ottenuto un account poste.it potrete effettuare l'accesso direttamente, proseguire e con questa modalità otterrete SPID livello 1. Se avete maggiori necessità, se volete SPID livello 2 per entrare, non so, all'INPS, dovete recarvi direttamente alla posta per un ulteriore riconoscimento in cui vi daranno un codice di 6 cifre. Dovrete scaricare anche un'applicazione nel telefono tramite cui vi invieranno un altro codice per effettuare l'accesso ai siti.
che richiedono appunto Speed livello 2. Poi, oltre a questo, che è quello che consiglio per chi ha il lettore bancoposta, per chi ha la carta nazionale dei servizi e la carta d'identità elettronica con il dispositivo che permette di leggerlo, oppure chi ha, la firma digitale. Questo è il modo più semplice per voi per avere una maggiore sicurezza e per entrare direttamente nei siti della pubblica amministrazione. Bene, nel prossimo video che pubblicherò vi farò vedere come creare un account Speed guidandovi passo passo, quindi continuate a seguire il canale per rimanere sempre informati. Ricordati di iscriverti al canale cliccando su iscriviti e poi per ricevere le notifiche di tutti i video che pubblicherò clicca sulla campanellina. Grazie a tutti e alla prossima!